Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, ieri abbiamo trascorso la giornata con Carlo Ribotto che ci ha appunto introdotto ad alcuni concetti che magari noi avevamo nella nostra testa, ma anche a volte un po' confusi, un po'. Diciamo a grandi linee, e quindi ci ha parlato delle coltivazioni biologiche, delle varie differenze, della possibilità e della volontà o meno di certificarsi e anche di quelle che sono al momento le caratteristiche realtà delle aziende agricole italiane. Abbiamo dato un particolare sguardo a quella che è la Puglia e abbiamo anche parallelamente abbiamo anche visto come si è appunto trasformato il settore agroalimentare in risposta a quelli che sono i cambiamenti sociali. E oggi abbiamo con noi Davide Bochicchio, che è principalmente un veterinario, Lo ero, principalmente sì. lo era, In passato, ovviamente. e si occupa di Sì. alimentazione, e, però quello che ci interessa maggiormente rispetto al laboratorio che stiamo facendo extraterrestre, ovviamente all'ambito dell'alimentazione, che è diciamo il motivo da cui tutto parte, è anche il fatto che lui rappresenta un movimento che è quello delle città in transizione, per quanto riguarda la città di Montevecchio, Montevideo, sì. e appunto, parallelamente a parlarci di alimentazione, ci Parlerò porterà. di transizione agroalimentare e di quello che stiamo facendo ormai da 4 anni, come lavoro e tutta l'esperienza e le cose che abbiamo visto, insomma, fino adesso, come Quello gruppo di che transizione. mi preme dirvi che inizialmente ci sembrerà una cosa impossibile, Ma ma si può penso, no, 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 fare. pensavo che dicessi. No, È no. realmente impossibile. È realmente possibile? No. Impossibile, impossibile. Vabbè, comunque vedremo come in questi 4 anni in realtà qualcosa si è Qualcosa si è fatto. fatto, sì. A E lascio la parola a Davide. Basta. posto. Ok. Allora, prima domanda. Che cosa mangiate voi? Allora, una premessa. Io sono un veterinario, come dicevo prima, poi sono svicolato a medicina umana con un dottorato sull'alimentazione, poi dopo sono passato a insegnare a Bologna chimica degli alimenti e medicina, a dietistica. L'ho fatto per 8 anni, poi dopo sono ripassato agli animali, insomma, varie cose contemporaneamente per arrivare ad avere diciamo, un background di alimentazione animale e umana piuttosto vasto, probabilmente completamente inutile, però mi ha portato verso delle scelte di tipo hobbistico, che sono prima entrare nel movimento di transizione, poi applicare le mie conoscenze alla transizione, quindi portare avanti un progetto di transizione agroalimentare. Oggi parleremo più o meno di alcuni temi che trovo che sono quelli che io mastico tutti i giorni e sono quelli che credo che siano fondamentali per mangiare in futuro. Mi occupo di permacultura da alcuni anni, da esterno inizialmente, adesso un pochino più addentro, e sto cercando di applicare la permacultura anche nell'alimentazione, un progetto che andrà avanti per fatti suoi. Invece quello che faccio è applicare la permacultura alla comunità. So che ci sarà molta permacultura più avanti qua, con amici, e quello che stiamo facendo noi, la transizione, non è altro che l'applicazione della permacultura nella comunità, quindi nel sociale. Adesso torniamo alla prima domanda. Il cibo, cosa mangiamo? Secondo voi che cos'è che va, cos'è che dobbiamo mangiare noi? Frutta e verdura, legumi, funghi, cereali. E invece che cos'è che mangiamo? Cioè, questo è quello che dovremmo mangiare, secondo voi. E invece? Cioè, qual è il cruccio?
che mi esponevi prima. Dici, ma noi abbiamo... E invece noi finiamo per mangiare... Cioè, a parte... Proteine animali, molte proteine animali. Molte proteine animali, carne, latticini... Sì, beh, secondo me la nostra dieta in particolare è proprio intanto sbilanciata, cioè tutto quello che deriva dal grano e basta, nel senso che abbiamo un abuso di grano rispetto ai cereali, magari a discapito di molti altri. Mm-hmm. Poi veramente c'è, cioè, una volta che mangiato la pasta, basta, non è che anche del pane. Ah, vabbè. Cioè, invece no. C'è anche il pane. Sai com'è, un po' literario. Esatto. Esatto. Così, non vuoi mettere due quadratini di focaccia prima di mangiare? Prima e dopo, esatto. E quindi sembra... Ho capito, quindi non è la proteina animale il tuo problema, è quello, l'eccesso di grano. Sì, no, anche la proteina animale secondo me, poi nella mia famiglia mio nonno faceva il macellaio. Quindi. Ah, è vero, è un problema ricorrente. Cioè, finito il pranzo della domenica, io sentivo che lui metteva le bistecche di cavallo a arrostire, cioè dopo che avevamo mangiato tutto. Per la merenda? Perché non sono da prescindere dal mangiare non continuare a mangiare fino alla sera. Forza. Ho questo capito. Sì, sì, no, ma questo, questo è quello che ricordo anch'io di Loco Rotondo e le cose infinite. Sì. Infinita la parola. Infinita, sì, sì, sì. Mi ricordo delle giornate a mangiare io. Non è che c'erano delle pause. Mm-hmm. Fino a tarda notte si mangiava. Dubbi, domande, perplessità? Qualcosa che vi viene in mente? Quindi proteine, animali, eccesso di grano, dovremmo mangiare altro, però c'erano, dovremmo mangiare cereali. Quindi è un eccesso il tuo, non è una... Allora, buongiorno. Il mio percorso è stato... allora, io mi occupo di grassi fondamentalmente, come ricerca e in gran parte come insegnamento, quello che ho fatto, e la mia fissa sono sempre quelli, perché sono entrato in un centro di ricerca dove si lavorava sui grassi e quindi ho cominciato a lavorare sui grassi con biochimica analitica e via andare, quindi praticamente come succede nella scienza, si entra in una specie di bolla in cui si rimane lì come in autismo, completamente isolati dal mondo, a studiare solo una cosa minima che in realtà lascia il tempo che trova dal punto di vista pratico. Però vai avanti con le tue cose sui minimi acidi grassi che fanno, dove vanno, così. Poi piano piano io ho cominciato ad avere, per interesse personale, mi è sempre interessata l'alimentazione, sono cominciato ad arrivare dei dubbi e fino a quando non ho trovato un articolo, mi ricordo tanti anni fa, che era anche vecchio a quell'epoca, dove presentava un taglio nuovo al tipo di, all'osservazione del cibo e dei grassi in particolare. Da lì ha cominciato a girarmi in testa questa idea, ha cominciato a approfondire e alla fine più o meno sono arrivato a un quadro di insieme che ho applicato poi alla transizione. Poi ne parliamo. Bloccatemi tutte le volte che volete, fatemi domande, andiamo avanti insieme. La prima allora, come i nostri gusti cambiano noi il mondo? In realtà ci sono molti problemi comuni tra noi e il mondo e i nostri gusti sono determinanti. Si vede un po' poco. Io parto dall'evoluzione biologica, non sono l'unico a partire, c'è tantissima gente che parte molto più quotata e seria di me, e ci sono parecchi libri di studiosi che parlano dell'evoluzione e in chiave dietetica, diciamo alimentare, molto interessanti ma poco conosciuti. In realtà trovo che si abbia un senso, perché appunto nulla ha senso in biologia se non alla luce dell'evoluzione. Io parto da un presupposto: la natura non fa le cose a caso, cioè non ci sono errori nella natura, la natura va avanti, c'è un'evoluzione che porta avanti le cose. Negli individui ci possono essere degli errori, poi vedremo più avanti, per cui magari un individuo è più svantaggiato di un altro o è più fortunato di un altro, vedremo poi come, ma fondamentalmente la natura ha un senso in quello che fa. O perlomeno, proprio nella modalità con cui agisce, le cose che sopravvivono e vanno avanti hanno un senso. Quindi, se noi abbiamo
dei desideri, dei gusti dentro di noi o facciamo delle scelte alimentari, queste devono avere un senso, non deve essere sbagliato. Cioè il fatto iniziale, perché noi dovremmo mangiare certe cose e invece mangiamo delle altre, non è una roba che non ha senso, un senso ci deve essere. Cioè, andiamo a capire, andiamo a cercare di capire perché. E parto dai nostri antenati. Questo è un australopiteco. Dai 5 ai 2,5 milioni di anni fa vivevano in foreste umide con un'alternanza di boschi e radure. Il mondo era completamente diverso, era molto più umido. La zona, stiamo parlando dell'Africa, zona dei grandi laghi, la Valle del Rift, quindi sopra e sotto i grandi laghi. Le foreste umide stavano lasciando il posto alle prime savane. Quindi già questo in permacultura potrebbe darvi un'idea, è un ecotono, cioè un margine ricchissimo di cibo, cioè non solo c'è il cibo che viene dalla foresta, ma c'è tutto il cibo che viene dalla savana. Questi punti sono particolarmente ricchi di cibo. Allora, alto 1,20 m, 40 kg da adulto, quindi piccolino. Andava in giro in piccole bande, erano più o meno delle scimmie, molto simili agli scimpanzé, avevano dei tratti leggermente diversi, potevano camminare. Alimentazione simile alle scimmie, si rifugiavano sugli alberi, mangia prevalentemente frutta e foglie, quindi come alimentazione abbiamo moltissima fibra, zuccheri semplici e vitamine. Per sfuggire alla competizione dei suoi cugini, comincia a scendere sul terreno e per allargare il suo paniere alimentare. Comincia a usare attrezzi e, potendo camminare, comincia ad avere le mani libere. Quindi la prima cosa che viene rilevata è che questo qui poteva cominciare a camminare e portarsi dietro delle qualcosa, un piccolo, un attrezzo del cibo. Comincia per primo, tra gli ominidi, lo sfruttamento degli uso. Gli underground storage organ, cioè i tuberi e le radici. Questo significa che oltre a gli zuccheri semplici della frutta, comincia a mettere dentro gli zuccheri complessi, quindi gli amidi. Mangia insetti e piccoli animali. Molto probabilmente comincia l'attività di spazzino, che poi vedremo caratterizza un po' questa prima fase della nostra evoluzione. Che cosa vuol dire spazzino? Cosa faceva lui probabilmente? Provate a immaginare il posto. Il posto era molte più foreste di adesso, rispetto a quelle che ci sono adesso, c'era comunque la savana, c'erano grandi predatori. I predatori, se avete visto mai un documentario africano, che cosa succede? I grandi predatori uccidono una preda, di solito un grosso erbivoro, poi cominciano a ne consumano una parte, poi piano piano lasciano lì la carcassa, che viene lentamente utilizzata da altri. Via via ci sono le iene, poi ci sono i licaoni, poi cominciano gli uccelli, poi arrivano gli insetti e piano piano, nel giro di poche ore o pochi giorni, rimangono solo le ossa. Questo è il passaggio. All'epoca c'erano i grandi felini dai denti a sciabola, che avevano una morsa molto potente, ma non riuscivano a rompere alcune cose, non riuscivano a rompere bene alcune ossa delle prede. Noi ci infilavamo lì in mezzo, nella mischia cercavamo di raggiungere le carcasse. Che cosa mangiano secondo voi i grossi predatori? Cioè, quando provate a immaginare, noi siamo dei grossi felini, dei leoni, acchiappiamo una zebra o uno gnu. Viene abbattuto, a quel punto cominciamo ad aprirlo, che già quello bisogna aprirlo in punti particolari dove la pelle è più debole, si apre e si accede a quella che è la carne, quello che c'è sotto. Entro nello specifico più impressionante. A quel punto lì che cosa si mangia? Che cosa che mangiano loro per prima cosa? Aprono l'addome, aprono la parte più tenera, che cosa mangiano? Il collo per ucciderli. Apro
Ah, mangio dell'interiore secondo te per prime? Loro aprono, una volta aperto poi più o meno puoi accedere a quello che vuoi. Mangi il fegato? Secondo te no? Secondo me c'è la coscia, le parti comunque dove c'è più carne. C'è più carne? Sì. C'è il muscolo? Sì. Ok, mangiano gli organi interni. Per prima cosa mangiano gli organi interni, che sono quelli più saporiti e quelli più nutrienti. Il muscolo, qualcuno di voi ha mangiato il muscolo crudo di un animale appena ammazzato, selvatico? Ma neanche gli organi interni. È un legno, eh? Ma neanche gli organi interni. Il fegato non lo mangiate? La trippa? Il fegato non lo mangio anche crudo. E comunque io non mangio tutto quello che sta dentro gli animali. Solo quello che sta fuori? Cioè, nel senso, tutti gli organi, fegato, trippa, non riesco a mangiarli. Non riesci a mangiarli? Questa è una cosa culturale, non è... No, proprio il sapore non mi piace. No, questo non mi vuole. In realtà gli animali tendono a mangiare quella cosa lì, che il muscolo stanca. Infatti, non so se avete mai mangiato le bistecchine, se me le dava mia madre quando ero piccolo, quelle bistecchine molto sottili che si mettono sulla padella, perdono un sacco d'acqua e diventano delle suole di scarpe. Quella roba lì poi dici, ecco qua, ci fa schifo, non riesco, dopo due bocconi non riesco a mangiarla perché è dura e non sa di niente. Quello è il muscolo. Quindi il muscolo deve essere, per essere un muscolo a noi gradito, deve essere prima tenuto in cella per un po' di tempo, quindi com'è che dicono i veterinari? Frollato, esatto. Quindi c'è la frollatura, addirittura di settimane in cella per un animale grande. E poi c'è... È lo stesso concetto che poi il ghiaccio, cioè praticamente diventando, congelandosi, si... No, è diversa, perché c'è proprio una maturazione delle carni. Ah. Cioè le carni finiscono gli zuccheri all'interno di deposito e cominciano a disfarsi da un certo punto. Cioè c'è il rigor mortis e poi piano piano si cominciano a disfare le fibre e così diventa morbida, fondamentalmente. E l'altro aspetto è il grasso. Un muscolo magro non sa di niente ed è duro. Un muscolo grasso è molto saporito. Infatti noi mangiamo, apprezziamo il filetto, per esempio, o alcuni muscoli che sono particolarmente morbidi perché sono grassi. Quindi l'amarezzatura. Questo lo possiamo fare negli animali da allevamento, che noi pompiamo con cereali, cosa che in natura non esiste. In realtà la natura dà animali con... carni estremamente dure perché sono sottoposte in continuazione a movimento, cosa che gli animali di allevamento non hanno, e la possibilità di muoversi, e l'altro aspetto è l'alimentazione molto più scarsa di un tutto un altro tipo che dà all'animale una possibilità diversa. Cioè, per esempio un lavoro che è stato fatto da dei colleghi che mettevano a confronto un animale allevato con uno non selvatico e c'erano una quota infinitesimale di grasso nel muscolo. Addirittura in certi periodi, tipo la stagione dell'amore, si demolivano il muscolo per poter sopravvivere, quindi correvano dietro le femmine, i maschi o viceversa, e si demolivano i muscoli per continuare a sopravvivere perché non mangiavano. Quindi immaginate mangiare una roba del genere. E quindi i predatori mangiavano quello. Noi andavamo lì, ci trovavamo tutti gli altri predatori che non potevamo avvicinare. Tenete conto le iene cosa sono. Per noi adesso, figuratevi, 1,20 m, 40 kg col bastoncino in mano. E via via gli altri, che cosa potevamo raggiungere noi? Arrivavamo, che ormai il banchetto era finito, ci disputavamo qualcosa con gli insetti e qualche uccello e rimanevano delle grandi ossa, e noi cosa avevamo? La possibilità di... Noi avevamo queste, che gli altri non avevano. Non avevamo i denti, però abbiamo le mani e usavamo gli attrezzi. Quindi la prima ipotesi è abbiamo cominciato a rompere le ossa e a cedere a quello che c'è dentro alle ossa. Ed è nato l'osso buco, il bollito. Il l'osso buco alla milanese, quella è nata nel nord dell'Africa. Il bollito misto nel piemontese. E quindi abbiamo avuto accesso a dei nutrienti eccezionali. Perché in realtà il muscolo, non so se c'era o non c'era, comunque
ce lo mangiavamo, ma avevamo, c'era una cosa saporitissima là dentro, il midollo. Il midollo e ancora meglio il sistema nervoso centrale, i teschi. Rompiamo le ossa dei teschi, apriamo e mangiamo i cervelli. L'Homo habilis prende il testimone dall'australopiteco e comincia la confusa, questo lo posso dire come esterno, avendo letto un po' di roba, ma in realtà la nostra evoluzione è molto confusa. Il tentativo, diciamo, più o meno assennato di classificare tutto quanto, cerca di classificare anche gli ominidi. In realtà quello che ci è rimasto sono piccoli frammenti, ossa o pezzettini di essere umano, e hanno cercato di dare un senso. Quello che ho capito nel tempo, leggendo varie cose, che in realtà l'idea non è chiara di chi ci fosse, dove, quando, come, perché. C'erano tanti personaggi contemporanei che venivano avanti, gli hanno dato vari nomi, poi in realtà a volte i nomi diventano la stessa creatura, come se... tenete conto, a me è venuta un'idea. Noi improvvisamente veniamo fossilizzati in questa stanza, cioè ci cade una colata di melma addosso e ci ritrovano fra 2 milioni di anni, 3 milioni di anni. Vanno a vedere e noi più o meno, noi siamo la stessa specie. Siamo anche tutti quanti italiani vicini, però in realtà potrebbero classificarci come addirittura esseri diversi, perché magari trovano un pezzo mio, un pezzo tuo e dicono: ma questo era alto, questo mangiava solo grano e burrata, quell'altro invece... E quindi sviluppano magari delle teorie diverse. In realtà è molto facile che fossero tutti quanti la stessa cosa e venissero avanti insieme, con bande diverse, situazioni diverse, sviluppi diversi, voglio dire. L'ambiente plasma molto il soggetto. In realtà è habilis, quindi era coperto di pelo, ma costruiva attrezzi in modo formidabile. Tenete conto che alcuni strumenti che hanno trovato degli Homo habilis noi non siamo capaci di riprodurli adesso. Sono così ben fatti, scheggiati e perfetti, che sono per noi inarrivabili. Comincia a sfruttare le carcasse in modo organizzato. Cioè questo comincia a capire dov'è la ciccia, diciamo, e comincia a organizzarsi bene. Accede così a proteine e grassi particolari che gli cambiano un po' la vita. E infatti comincia il ciclo virtuoso alimentazione-cervello. Una delle cose che funziona, o perlomeno una delle ipotesi che sono venute avanti, era che ci sia come l'alimentazione attivi un circolo virtuoso. Meglio mangio, meglio digerisco. Meglio digerisco, quindi il mio intestino può calare le sue dimensioni. Pensate a un erbivoro e un carnivoro. Che cosa hanno di differente dal punto di vista della digestione? Gli erbivori hanno degli intestini enormi. I ruminanti hanno 4 stomaci, cioè 3 prestomaci e uno stomaco, e un intestino lunghissimo. Gli equidi hanno uno stomaco solo e un intestino che è 10-15 metri, una cosa impressionante, no, di più, 10 metri mi sembra che sia solo il colon. Sono dei volumi immensi, passano tutto il tempo a mangiare, sono molto poco reattivi in realtà, tipo i ruminanti vivono un terzo della vita in ipnosi e un terzo a dormire. E l'altro terzo a mangiare. Sì, perché è l'unico modo che hanno per gestire la ruminazione, perché loro si riempiono di erba il prestomaco e poi cominciano a rimasticarsela e a rimandarla giù. Questa cosa qua la puoi fare solo se sei completamente rincoglionito, perché sennò non ti passi la giornata. Non è normale rigurgitare e masticarsi la sua propria roba. Quindi vanno in subipnosi e cominciano la ruminazione. Gli equidi sono un tipo di animale in estinzione dal punto di vista evolutivo, cioè ce n'erano molti di più tempo fa come specie, adesso stanno calando le specie, sto parlando nei milioni di anni, non nelle giornate. Mangiano dell'erba di grandissima qualità, di alta qualità rispetto ai ruminanti,
che invece possono mangiare sterpaglia. E, sono molto più reattivi, però hanno bisogno, sono molto delicati, devono mangiare erba di alta qualità, se no non riescono a crescere, non riescono ad avere una vita normale, insomma calano notevolmente di peso, non si sviluppano bene. E invece i carnivori mangiano molto meno quantitativamente, ma molte più calorie, un cibo molto più concentrato. Immaginate un gatto, che è un carnivoro esclusivo, quindi lui mangia quantitativamente poca roba, magari più spesso, no vabbè, più spesso di una vacca no, però magari lo mangia due volte al giorno, si mangia il topino, le cose del genere, e ha una digestione molto rapida, da cui recupera un sacco di nutrienti e quindi ha anche una vita di relazione molto più ampia. Ecco lì la differenza, cioè se mangio bene digerisco meglio, il mio intestino mi può portare via molta meno energia con il lavoro della digestione, e quindi ho posso sviluppare un cervello, un sistema nervoso e una vita di relazione conseguente a un aumento del cervello maggiore. Il cervello maggiore e la maggiore interazione col mondo mi permetterà di accedere a nutrienti migliori, perché poi il gatto cosa fa? Caccia. La vacca cosa fa? Cammina avanti, mangia quello, fa un altro passo e mangia quello. Lì finisce. Quindi la situazione è questa qua. Migliore il cibo, minore digestione, migliore cervello. Migliore cervello, migliore cibo, perché comincio a sviluppare la cosa. Ed è quello che è successo probabilmente all'uomo. Migliorando l'alimentazione abbiamo premiato il nostro cervello, che ha avuto più cibo per sé, più energia per il cervello e meno per l'intestino, e così è andata. Quindi si sono incrementate le sue capacità cognitive e fisiche, più energia al cervello e meno all'intestino. Homo erectus, 1,6 milioni di anni fa, è alto, tenete conto che l'Homo habilis non si discostava molto dall'australopiteco, era un pochino più grande, ma era comunque molto simile alla scimmietta, cioè era ancora coperto di pelo. E non era erectus, era habilis. Quindi chi comincia a stare dritto è l'Homo erectus, che è alto 1,80. Quindi vi dà l'idea di che cosa può essere successo, no, non abbiamo idea in realtà di cosa è successo nel frattempo, però siamo cresciuti molto, è glabro, ha sviluppato ghiandole sudoripare, che non è comune nel mondo animale, di solito gli animali ce le hanno in zone ben determinate. Glabro, attenzione, cosa significa? Noi non siamo pelati, noi siamo glabri, cioè abbiamo i nostri peli, abbiamo lo stesso numero di peli degli scimpanzé noi, ma sono più sottili e piccolini. A lui sono rimasti i capelli per proteggere la testa, poi vediamo perché, ed è nato per correre. È poco veloce, che è una caratteristica umana, ma molto resistente. Noi siamo tra i più lenti nel mondo animale, come velocità, ma siamo i più resistenti. E lì nasce una tecnica di caccia particolare. E lui comincia a cacciare in modo sistematico. È un grandissimo cacciatore. Allora, l'Homo erectus nasce molto probabilmente in Africa, ma il primo fossile che hanno trovato si chiama Uomo di Pechino, perché questo correndo si fa tutto il mondo. Questo è stato il primo autofafrica e ha coperto l'intero mondo. La tecnica di caccia che ipotizzano gli antropologi è quella in uso in alcune popolazioni che ci sono ancora, sudamericane e russe, mi sembra. Sì, mi sembra che siano russi gli altri. E praticamente adesso lo usano solo per come caccia, come tecnica di iniziazione o simile religiosa, insomma, e non è più caccia per il cibo, dove un gruppo di persone si organizza a staffetta. Non essendo veloce quanto la preda, si comincia a lavorare in gruppo. Quindi io comincio a correre dietro al capriolo,
che è molto più veloce di me, ma io lo stimolo e comincio a correre dietro, vado avanti molto tempo, cercando di muoverlo sempre, di portarlo dove ci sono gli altri. E tu ricominci, gli corri dietro non appena io sono allo stremo, e vado avanti così. Il finale è che il capriolo crolla, crolla completamente e lo riusciamo ad ammazzare. Il cervello è molto più grande rispetto a quello dei precedenti e l'ipotesi suggestiva è che l'abbiamo sviluppato per resistere a uno stress esterno, al surriscaldamento. Quando corri cosa succede? Cominci a scaldarti e l'organismo comincia a funzionare meno bene di prima. Il cervello è come un computer, quando si scalda troppo va in crisi. Allora cosa fai? Fai un computer più grande, in modo che quando si scalda troppo una parte va in crisi e il resto resiste. C'è un altro gruppo di animali che ha fatto sta scelta, di aumentare il cervello per un motivo esterno. Sono dei nostri simili, hanno fatto per un motivo diverso e con una modalità diversa. Chi sono? Chi è che ha un grande cervello? Chi è un mammifero con un grande cervello? Le balene. I cetacei, per andare sott'acqua e per resistere all'ipossia, hanno sviluppato grandi cervelli. Per cui una parte del loro cervello va in crisi quando manca l'ossigeno, ma non tutto. Per cui loro mantengono il controllo. E così abbiamo fatto noi, probabilmente con il caldo. E, il discorso, il cervello però, che non è successo poi ai cetacei, comincia a funzionare diversamente. E questo è l'ipotesi più un'altra ipotesi suggestiva, sempre dello stesso antropologo, che è Marvin Harris, è quella dell'errore. Cioè, improvvisamente questo cervello ha cominciato a funzionare in modo diverso. Tu hai creato una struttura per un motivo, poi improvvisamente questa struttura comincia ad avere anche un'altra funzione, oltre a quella per cui l'hai fatta. Ed è l'ipotesi, dice, è difficile che la natura scelga una via e poi costruisca una cosa per cioè, come dire, il cervello mi serve per organizzare meglio il mio mondo sociale e quindi lo costruisco per questo. Il cervello mi serve perché vado in crisi col calore. Quindi premio i cacciatori con i cervelli più grandi e quindi nel tempo seleziono, ho una spinta selettiva sull'aumento della dimensione del cervello, non sull'aumento perché pensano meglio. Poi a un certo punto qualcosa succede e questo grande organo che serviva per tante cose comincia a funzionare in modo diverso. E infatti lui fa il paragone, la vescica natatoria dei pesci. C'è, ha una funzione nei pesci, poi alcuni pesci hanno cominciato a utilizzarla in modo diverso, come se fosse un polmone. E da lì è nato il polmone. Quindi c'è già qualcosa che tu cominci a utilizzare in un modo leggermente diverso, non te lo inventi da zero. L'Homo erectus, infatti, improvvisamente, nella sua vita, di suoi milioni di anni di esistenza, improvvisamente cambia qualcosa, si creano dei vincoli sociali e delle comunità molto legate. Ci sono dei momenti che gli antropologi non riescono a spiegarsi, come insomma noi alla fine seppelliamo i morti in un certo modo, poi improvvisamente trovano i morti messi nelle fosse, messi in un certo modo, poi improvvisamente cambia qualcosa. I morti sono messi nelle fosse, però hanno ninnoli, hanno fiori, cioè è cambiato qualcosa da un certo punto di vista. Cioè, c'è stata un'evoluzione culturale inspiegabile, cioè improvvisa. E quello che hanno scoperto loro, quello che è normale, improvvisamente cambia e sviluppano qualcosa di diverso, sviluppano una socialità e dei riti completamente nuovi. Usa il fuoco, ecco, questo è importantissimo. Noi milioni di anni fa abbiamo cominciato a usare il fuoco non per caso, lui lo accendeva e lo usava per cucinare. Che cosa vuol dire usare il fuoco? Più nutrienti, meno tempo. Cioè, vi do due bei caspi di bietola da mangiare.
tu ti passi il pomeriggio e ti mastichi la bietola, come farebbe un ruminante qualsiasi. Te lo lesso e te la mangi, ci metti 5 minuti a mangiare la bietola lessata. Ti mangi molti più nutrienti in meno tempo. Questo cosa significa? Hai tempo per fare altro. L'altra cosa interessante è che non perdiamo di vista la nostra alimentazione. È vero, lui è un grande cacciatore e metteva un sacco di energia nella caccia, quindi animali, ma sfrutta in realtà tutte le nicchie alimentari possibili, mangia un sacco di vegetali. Comunque vada, ricordatevi, la caccia può anche essere, e poi vedremo anche in altre situazioni, la caccia potrà essere la cosa più importante della tua vita, ma tu alla fine dei conti passerai anche tutta la giornata a cacciare, ma quello che caccerai sarà poi quantitativamente poco, per cui è uno sforzo enorme per avere un qualcosa in realtà piccolo come percentuale. Quello che passi il tempo realmente, cioè quello che quando mangi, mangi soprattutto frutta e verdura. Provate a immaginarvi loro, dove sono gli animali, non li trovi, non trovi, insomma, il fagiano intontito sul bordo della strada da sparargli, da fucilare, ma un animale da rincorrere per chilometri e chilometri. Arriviamo all'Homo sapiens, 600.000 anni fa, più o meno. Conquista ogni spazio perché è onnivoro. La sua carta vincente è che lui mangia veramente tutto e infatti si sposta nel mondo, infatti riparte dall'Africa anche lui e conquista tutto il mondo, soprattutto partendo dalle coste. Lui comincia a girare attorno alle coste e si fa tutte le coste del mondo, perché lì chiunque trova da mangiare. Provate a immaginare il lungomare, un lungomare roccioso, cioè gli scogli, cosa potete trovare negli scogli? Cioè un bambino come mio figlio di 3 anni passa tutta la giornata a mangiare, perché trova il gamberetto, trova il pesciolino, trova... E così probabilmente abbiamo fatto noi, per centinaia di migliaia di anni. Mangia frutta e foglie, radici e tuberi, alimenti di origine animale, usa il fuoco, quindi è la summa di tutti gli altri. Ha un grandissimo cervello che utilizza il 20% dell'energia. Cioè, e questo vale per noi, vale anche per noi, siamo sapiens. Dell'energia di base di cui noi abbiamo bisogno, cioè quelle 1700-2000 calorie al giorno che mangiamo, il 20% servono per nutrire il cervello, che pesa 1,5 kg. Quando ci va bene, anche me adesso ormai meno. Però in linea di massima, tenete conto, io peso 70 kg, posso mangiare 1800 calorie al giorno, il 20% di queste calorie serve a nutrire una parte di 1,5 kg, il resto va al resto dell'organismo. Quindi in pratica noi siamo degli strumenti che servono a nutrire il cervello, il nostro corpo. Il 10% dell'energia va ai primati, il 5% degli altri mammiferi. Quindi vedete come il cervello sia proprio il punto principale. Si seleziona un tipo parsimonioso con basso metabolismo, che produce molto grasso. Tradotto, quando c'è abbondanza si mette da parte energia. Questo è un altro aspetto fondamentale che riguarda in realtà adesso la nostra dieta, perché in realtà noi non siamo cambiati, siamo sempre gli stessi. Cioè, questo è in giro, cioè questo, noi siamo in giro da 600.000 anni e abbiamo alle nostre spalle minimo 5 milioni, in realtà molto di più di anni, e l'evoluzione è venuta avanti e noi ci siamo piano piano adattati all'ambiente e abbiamo creato abbiamo trovato degli escamotage per sopravvivere. Noi abbiamo cambiato le cose in pochissimo tempo, ma siamo questi qua. Per darvi l'idea, questo è uno scimpanzé, questo è un erectus e quello lassù in cima è un sapiens. Noi abbiamo puntato tutto su un organo in particolare, il cervello, che è passato da 450 grammi a 1,5 kg. Tutto il resto più o meno
come nell'erectus, siamo sempre lì. Siamo venuti in contatto con nutrienti particolari, con funzione plastica e di stimolo per il nostro genoma, che ha avuto la possibilità di esprimersi completamente. Metto un punto interrogativo perché tanto siamo ancora in piena evoluzione noi, quindi non so dire dove arriveremo. Quello che possiamo dire è che nella nostra evoluzione abbiamo trovato dei mattoncini con cui abbiamo formato, abbiamo fatto una scelta, quindi abbiamo detto puntiamo sul cervello noi, altri hanno puntato su le dimensioni o sulla massa muscolare o su altre capacità. Noi siamo i più deboli in assoluto, cioè se pensate a una scimmia, uno scimpanzé che è piccolino anche, è molto più forte di noi, ma enormemente più forte di noi. Cioè hanno anche un sistema di muscolatura che si automantiene in modo molto e si sviluppa in modo completamente diverso dal nostro. Cioè noi abbiamo cioè se noi non facciamo ginnastica, non facciamo attività fisica, piano piano ci assottigliamo e perdiamo le forze. Loro no. Loro devi tenerla bloccata una scimmia, se no ha comunque una capacità di forza e di muscolatura completamente diversa. Questi mattoncini non solo sono stati i mattoncini con cui abbiamo costruito il nostro cervello, ma la cosa più interessante è che sono di stimolo ai nostri geni. Cioè è come se noi costruiamo una casa, cominciamo a prendere i mattoncini, li mettiamo lì e poi questi mattoncini stessi cominciano a dirci, a stimolarci nella costruzione di una casa ancora più grande. Questa è una cosa estremamente affascinante, perché non siamo, cioè, noi siamo veramente non decidiamo niente noi, siamo degli strumenti in mano a un'evoluzione che ci porta davanti dei mattoncini o delle cosine che noi scegliamo per puro caso e a quel punto ci aprono delle vie nuove, queste cose qui, queste strutture chimiche qua. Il sistema nervoso è costituito da grasso per il 60% sulla sostanza secca, cioè messo un cervello in stufa per un paio di giorni, si asciuga, a quello lì 60% è grasso. Ma è costituito da grassi particolari, provengono dal mondo vegetale, ma si concentrano e si modificano soprattutto in quello animale. A questo punto la domanda che ci si può porre è: chi ci ha guidato nelle scelte alimentari? Perché siamo finiti a mangiare certe cose e non altre? Perché noi abbiamo dei gusti, che poi non siamo i soli ad averli. Nel mondo animale moltissimi animali hanno questi gusti principali e geneticamente desideriamo mangiare ciò che è salato, dolce e grasso. Ecco perché noi dovremmo mangiare l'insalata, ma mangiamo la burrata. Dovremmo mangiare il pane, ma invece ci mangiamo la bistecca. E viviamo in questa condizione in cui diciamo ma dovrei mangiare quello, ma invece poi ti butti come sul ragù. È inutile. Cioè è dentro di te, in realtà non è uguale per tutti questa cosa qua, ognuno ha una diversa proporzione e capacità di resistere, però c'è il salato, il dolce e il grasso. Per darvi l'idea, adesso sono le 10:15, si vede un po' male, però potrebbe darvi un certo effetto in bocca, questa cosa qua, quindi il salato, il dolce e il grasso. Vi dà sempre lo stesso effetto? No. Le tre cose? Che cos'è che vi dà meno effetto? Il dolce? Meno effetto? No. Non ti piace? Beh, questo era più il dolce. Più il dolce? Sì, focaccia. L'olio è sbagliato. Quello che interessa è questo. Il grasso che ci interessa è il grasso animale. Quindi a noi non interessa il muscolo, ma ci interessa quello che c'è in mezzo alle fibre muscolari. E più è grasso, meglio è.
E purtroppo la nostra evoluzione è legata agli alimenti di origine animale, che sono un concentrato di nutrienti ben assimilabili. Se no avremmo fatto un'altra scelta. Ci saremmo evoluti in modo diverso. A sorpresa, tutti i primati sono interessati agli alimenti di origine animale. Scimmie come scimpanzé, babuini e oranghi passano gran parte del loro tempo a cercare carne, principalmente insetti. C'è un bellissimo libro che parla dell'alimentazione dei primati e comincia con gli scimpanzé, gli orango, i babuini, parla dei gorilla, che sono gli unici che non mangiano alimenti di origine animale, se non per sbaglio, e infatti sono delle bestie enormi che si muovono pochissimo e tra la vita e la morte, poveretti, mentre gli altri sono molto attivi e si organizzano, trovano nicchie sempre nuove. Tutte le scimmie cercano carne, tra virgolette, nel senso che loro poi mangiano insetti, ma però mangiano anche piccoli di scimmie, altre scimmie, piccoli, mangiano i babuini sono micidiali, ma anche gli scimpanzé si mangiano altri scimpanzé, o si mangiano piccoli di erbivori, uccelli, uova, quello che trovano mangiano. Tenete conto che alcuni ricercatori hanno osservato che il 70% del tempo impiegato a mangiare, a cercare cibo, loro lo passano a cercare cibo di origine animale, che rappresenta il 5% della loro dieta. Cioè, io impiego il 70% del tempo della ricerca del cibo a cercare una cosa che è minima. Cioè, come se, non so, cerco caviale. Allora io cerco caviale e ne mangio pochissimo, però è la mia fissa, per cui lo cerco dappertutto. Quindi, per darvi l'idea dell'interesse con cui questi animali cercano gli alimenti di origine animale. Un'altra cosa simpatica che riporto è quella, riporto sempre, era quella di alcuni ricercatori che stavano osservando il momento di il pasto di alcune scimmie in Sud America, per cui scimmie leggere, arboricole, che sono entrate in un bosco di frutta e hanno cominciato a mangiare. Dice, quello che è molto bello per i ricercatori è questa pioggia di frutta dopo un attimo che le scimmie arrivano, perché le scimmie danno un morso e buttano, danno un morso e buttano. Quindi quando c'è l'abbondanza loro non c'è problema. Allora, si sono chiesti, ma buttano in che modo? Cioè, che cos'è che buttano? Cos'è che mangiano? Cos'è che buttano del frutto? Hanno cominciato a guardare, a raccogliere tutti i frutti e a studiare i frutti, quelli che c'erano su, quelli che c'erano giù e cosa avevano mangiato. Hanno scoperto che le scimmie non mangiano la parte rossa matura, che magari è al sole, una diventa più rossa, diventa più dolce, l'altra rimane acerba e quindi mangi la dolce. Mangiano la parte bacata, perché loro sono interessati al verme che c'è dentro. Quindi è lì l'aspetto. Infatti dici, ma c'è un sacco di roba matura giù? Dici, certo, e loro hanno mangiato i vermi. Quindi loro non vanno a mangiare la frutta, vanno a mangiare i vermi all'interno della frutta. Quindi uno dei motivi che ci ha spinto è la carne, il desiderio di carne, che a quanto pare noi abbiamo di più, più forte rispetto ai nostri cugini, e ci ha fatto scendere dagli alberi e rimanere a terra. Okay. 10.000 anni fa, in seguito a cambiamenti climatici o estinzioni di grosse prede, infatti da una parte c'è l'aspetto climatico, quindi un cambiamento delle temperature globali che hanno portato a una diminuzione delle foreste, ci sono delle glaciazioni, ci sono vari problemi che hanno cambiato la situazione ambientale per noi. E invece altre ipotesi sono le estinzioni delle grosse prede. Noi abbiamo una caratteristica, che è quella per cui siamo qua, oggi noi. Che noi le cose che facciamo sono sempre insostenibili. Cioè, quando noi impariamo a fare una cosa, la facciamo per sempre e ci organizziamo per farla in modo sempre più alla grande, fino a quando non diventa insostenibile.
I cacciatori cosa fanno? Potete immaginare i cacciatori in Europa o in giro per il mondo, che poi la zona è l'Europa, e il Medio Oriente e ci sono delle zone in Sud America. Si comincia a cacciare, ci si organizza sempre meglio, si arriva a un punto che si caccia alla grande e quando sei al culmine della caccia meravigliosa scopri che le tue prede sono finite, perché le hai ammazzate tutte. Ci sono dei cimiteri di erbivori che hanno scoperto insieme in Inghilterra e ce n'è un altro in Europa continentale, ma non mi ricordo dove, dove i nostri progenitori cosa facevano? Non cacciavano un animale aspettandolo al varco e pugnalandolo o eliminandolo al momento, ma prendevano i branchi e li spingevano sulle scogliere e li buttavano di sotto. Allora, con questa tecnica hanno trovato delle zone con dei impressionanti depositi di ossa degli stessi animali, quindi equidi o ruminanti, in quantità enorme. In realtà pochissimi avevano le scalfitture tipiche della macellazione. Cioè noi buttavamo giù 20 animali, poi scendevamo e tiravamo fuori la carne che ci interessava da alcuni, perché non è che potevamo mangiarceli tutti, tenete conto, questi marcivano, nel giro di qualche giorno marciva tutto. Quindi ci prendevamo quello che ci serviva e ce lo portavamo via. Dai e dai, l'hai estinti. Anche perché poi c'erano animali di tutti i tipi. C'erano tipo gli elefanti in Europa, c'erano animali molto erbivori molto lenti, i primi ad essere eliminati, li abbiamo estinti tutti. A quel punto, per un motivo o per l'altro, abbiamo cominciato a sviluppare l'agricoltura. Cioè il cominciare a prodursi il proprio cibo. In realtà, altre ipotesi più o meno confermate, sono agronomi, che hanno studiato i terreni nel mondo, hanno detto che l'agricoltura c'è sempre stata, in diversa proporzione rispetto alla caccia, il cacciatore-raccoglitore. Cioè anche il cacciatore-raccoglitore faceva agricoltura, ma in piccola quantità. E la tecnica era di bruciare una zona, si brucia un pezzo di bosco, e su quello si coltiva. Si coltiva per alcuni anni e poi ci si sposta, perché tanto dopo arrivano le erbe, le erbacce e così, e riprendono il terreno. E a quel punto tu ti abbandoni, sposti il villaggio di qualche chilometro e ricominci, che è una tecnica che è utilizzata ancora adesso da alcune popolazioni. In realtà è una tecnica abbastanza sostenibile se tu hai un piccolissimo gruppo di persone in una vastissima area, e l'area deve essere bella produttiva. Quindi in certe zone, tipo dell'India, me ne parlava un'amica, che adesso non riescono più a farlo, loro tornavano nella stessa area dopo 80 anni e in quel modo lì trovavano una foresta vergine che loro ritagliavano, ribruciavano e ricominciavano a lavorare. Adesso non è più possibile, perché le migrazioni di popoli sono molti di più in zone molto più ristrette e non sanno come gestire. Comunque, siamo arrivati all'agricoltura, un'agricoltura stanziale, diciamo, e siamo passati da 5 milioni di individui sulla Terra a 500 milioni. Quindi che cosa ha voluto dire? Ci siamo fermati, abbiamo cominciato a fare il grano e la pasta, e quindi siamo diventati 100 volte di più. Ma abbiamo cambiato radicalmente la nostra alimentazione. Negli ultimi 10.000 anni abbiamo perso un etto di cervello. Abbiamo guadagnato la cultura, la possibilità di imparare e tramandare la conoscenza. Questa è la grande chiave umana, la grande differenza, quello che ci differenzia dagli animali, dagli altri animali. Quindi in pratica noi possiamo, certo c'è sempre l'aspetto, io insegno a mio figlio come la madre scimpanzé insegna a suo figlio, ma qui è completamente, la cultura è quello, si parte da quello, ma noi possiamo fare cose completamente diverse. Ed è parallela all'evoluzione biologica, nasce così l'evoluzione culturale. Duecento anni fa,
lo sviluppo industriale ci ha portato da 500 milioni a 7 miliardi e oltre di individui e abbiamo cambiato ulteriormente dieta. Quindi noi abbiamo fatto una scelta, probabilmente l'agricoltura iniziale, che ci ha dato tanta di quell'energia. Abbiamo cominciato a fare una, abbiamo cominciato a moltiplicarci in modo completamente diverso. È nata l'evoluzione culturale che ci ha portato su un percorso che ci ha dato ulteriore energia per svilupparci ulteriormente. Per darvi un'idea sui tempi della nostra evoluzione, dando una giornata, cioè 24 ore fa, come la nascita del primo Homo habilis, vi ricordate l'australopiteco, il primo Homo habilis, 24 ore fa, 7 minuti fa abbiamo scoperto l'agricoltura, 8 secondi fa c'è stata la rivoluzione industriale e 1,6 secondi fa il primo junk food. Quindi per darvi l'idea di come ci siamo, diciamo, come quale è stato il cambiamento nella nostra dieta. Ci siamo evoluti milioni di anni sotto l'azione della selezione naturale. L'evoluzione biologica ha tempi molto lunghi e procede per tentativi ed errori. È tuttora in atto. Cioè, quando si parla di malattie genetiche, è l'azione dell'evoluzione biologica. Cioè, è il modo che ha la natura per tirare i dadi e far venire fuori elementi diversi. Noi adesso vediamo solo la parte negativa. In realtà c'è anche una parte positiva che noi non vediamo, semplicemente perché se, uno di noi produce vitamina C, che l'uomo non produce, infatti è una vitamina che deve essere apportata, nessuno di noi lo scoprirà, perché tanto nessuno va in carenza di vitamina C nella nostra società e quindi è una cosa che può essere un caso e non verrai premiato per questo. In realtà, se tu fossi nella foresta o tra gli Inuit, probabilmente verresti premiato alla grande rispetto agli altri. L'evoluzione culturale, che è nata con l'inizio dell'agricoltura, con la codificare il nostro sapere, è rapidissima, ma è anch'essa sottoposta alla selezione naturale. L'evoluzione biologica, io passo i miei geni, buoni o cattivi che siano, a mio figlio. Se ne farò un altro ai miei due figli. Poi c'è gente che fa un sacco di figli, però si rimane in un numero naturale, cioè quasi normale. L'evoluzione culturale, no. Se io scopro, o chiunque di noi scopre una cosa particolare, la mette su internet adesso, e nel giro di poche ore il mondo è a conoscenza di questa cosa, che può cambiare completamente tutto. Ma il problema è che sono entrambi sottoposti alla selezione naturale. Se nei miei geni c'è qualcosa di sbagliato, lo passa a mio figlio, e come magari non sono stato svantaggiato io, magari lo sarà lui. L'evoluzione culturale è uguale. Se è una buona idea può cambiare in meglio la vita di tutti, se è una pessima idea e presa per buona, cambierà in peggio la vita di tutti. Allora, sono le 10:28, 5 minuti di pausa, poi riprendiamo e facciamo la pausa da davanti, dritto. Sì, sì, pausa caffè. No, pausa caffè, mandato di farla alle 11 con voi. Non un minuto prima. Mi hanno detto, cos'è che mi hanno detto 15 minuti? Non mi conviene. Non c'è mai. No, continuo. Parliamo quindi di evoluzione culturale. Scusate. Andiamo a vedere cosa è successo con l'evoluzione culturale. La nostra alimentazione è figlia dell'agricoltura. Noi mangiamo prodotti dell'agricoltura. Attualmente figlia dell'agricoltura industriale, il cui scopo non è nutrire la popolazione. E questo è chiaro. Negli anni 60 la popolazione mondiale era raddoppiata, mentre le produzioni agricole sono triplicate. Eppure quasi un miliardo di persone soffrono la fame.
di questi la maggior parte sono o erano agricoltori. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Inoltre produce gas serra, direttamente o indirettamente, ed è il secondo emettitore di gas serra dopo l'industria energetica. E anche questo non ha senso, perché anzi l'agricoltura dovrebbe essere il deposito di carbonio, perché io dovrei fare tutta la produzione che ho, dovrebbe essere quella che mette da parte nell'aumento della fertilità del terreno il carbonio. Adesso è nemica della biodiversità. Se uno lavora in agricoltura e vede un po' quella che è l'agricoltura industriale attualmente, vede che il mio punto di vista, che io lavoro con i maiali, io lavoro con 2 o 3 razze di maiali, tutte ibride, che sono sempre quelle, che vengono girate in un modo o nell'altro. Assolutamente, gli animali assolutamente non in grado di uscire dal paddock di cemento armato dove stanno, perché se tu li tiri fuori, queste fanno 2 passi o e cascano per terra o si rompono una gamba, oppure comunque non sarebbero assolutamente gestibili in modo diverso. Questo vale per tutto il resto, dalle mele alle fragole, sono tutti prodotti particolari, ben selezionati per fare certe cose. Si riduce sempre di più il numero di specie coltivate e all'interno della stessa specie si riducono le varietà, lavorando spesso solo con ibridi. Quello che fa è impoverire la terra fino alla desertificazione. Adesso mi sembra che in Puglia ci siano delle zone, esatto, già desertificate. Le lavorazioni profonde e l'utilizzo di sostanze di sintesi distruggono la vita nel terreno, e questo ormai è chiaro a tutti. Penso che adesso anche il mainstream, diciamo l'agricoltura industriale, comincia a ragionare su soluzioni diverse, non così estreme. E quello che è chiaro è che non è sostenibile. Che cos'è sostenibile e non sostenibile? Che cos'è una cosa o un'azione sostenibile? Per sempre o per lunghissimi tempi, cioè è una cosa che va avanti per i fatti suoi. Io non posso replicare il petrolio o il carbone, ho bisogno di ere geologiche per farlo, non in minuti o giornate. Quindi non è sostenibile, utilizza sostanze non rinnovabili. E allora uno si potrebbe chiedere che cosa diavolo fa? Produce una marea di roba. La produzione di cereali nel 2012, secondo la FAO, ha raggiunto i 2,55 miliardi di tonnellate. Miliardi di tonnellate. Mais, frumento e riso sono in testa con questi numeri di milioni di tonnellate. Sono numeri inimmaginabili. Calcolando 7 miliardi di persone, abbiamo a disposizione 1 chilo di cereali al giorno. Solo cereali, sto parlando solo di cereali, non sto parlando di tutto, non so, della frutta, della verdura, solo cereali. Perché siamo obesi solo noi, occidentali, e gli altri muoiono di fame? 1 chilo di cereali, quant'è come calorie? 1 chilo ne mangiamo noi al giorno, più o meno? Di calorie. Quante dovremmo mangiare per vivere? Sì, dai 1.500 ai 2.000. Un etto di pasta quant'è? 350 kilocalorie. Ok, 1 chilo di pasta? 3.500. Abbiamo trovato 1 chilo di cereali. Quindi ci stiamo dentro? È quasi il doppio. Ci siamo portati dietro sta roba qua, la fame di carne. Noi impieghiamo l'80% delle terre coltivate per produrre carne. Ecco l'imbuto dov'è. Cioè noi produciamo una marea di roba, come l'agricoltura, diciamo, come vegetali, per poi infilarla in un imbuto, che sono gli animali,
per avere una produzione minima di carne e ce la mangiamo solo noi. La stessa cosa è per i consumi di acqua, vero? Sì. Per produrre un chilo di carne ci vuole molto più acqua che per produrre un chilo di cereali. Sì, però perché poi devi calcolare che l'animale non solo lui ha un consumo di acqua, ma gli metti sopra tutta la quantità di cereali che ha mangiato lui, certo. Capito? Produrre quel chilo di proteine... Tu hai, adesso lo vediamo, hai una moltiplicazione di proteine, perché in realtà la resa dell'animale non è un chilo di grano, un chilo di vacca, è completamente diversa. L'accumulazione di quei... Dopo tu moltiplichi dietro, è chiaro che è completamente diverso. Produciamo quasi 300 milioni di tonnellate, 42 kg a testa, a persona umana, a essere umano sulla Terra, 42 kg all'anno, per darvi idea come quantità di cibo, quantità di carne che viene prodotta a livello mondiale. E secondo la FAO circa l'80% delle terre coltivate sono pascoli o vengono utilizzate per fornire mangime agli animali d'allevamento. Circa il 50% dei cereali va lì e delle leguminose vengono utilizzate per produrre e nutrire animali. Nel passaggio tra il campo, l'animale e la nostra tavola perdiamo circa il 90% delle calorie e l'80% delle proteine. Cioè diamo 100 e ce ne tornano 20 di proteine. Questo per darvi l'idea di che cos'è questo imbuto. Cioè quando noi mangiamo una mozzarella, dietro abbiamo un enorme imbuto di cereali o di prodotti vegetali che vanno nella vacca che per poi darci questa mozzarella. E l'altro passaggio è il consumo. Vi ho visto perplessi sui 42 kg l'anno a testa. Se ci dividessimo le bistecche tutti quanti sarebbero 42 kg l'anno di bistecche a testa sulla terra e è una quantità enorme. In realtà noi ne mangiamo una media di 80 kg di carne l'anno, noi ne mangiamo più o meno così. Gli americani qualcosa di più, il record va ai danesi che superano i 100 kg di carne l'anno, mentre i paesi come la Cina adesso è tipo 30 kg in aumento con le zone rurali che ne mangiano 4, 10, 15 kg, una cosa del genere. Quindi piano piano chi arriva alla ricchezza comincia a cambiare la dieta e arrivano le malattie. La fame di carne cosa dà? Malattie cardiovascolari, infarto, ictus e tumori. L'OMS ritiene che il 30% dei tumori sia causato dalla dieta, obesità e sovrappeso, alcol, carne conservate e carne salate. In realtà sta venendo avanti l'ipotesi sempre più confermata che siano le stesse proteine della carne, le stesse proteine degli alimenti di origine animale a dare una buona causa ai tumori. Per darvi l'idea, chi è che soffre di tumori nel mondo? Noi. Se andiamo a vedere quelli che sono direttamente correlati, cioè i tumori direttamente correlati con la carne rossa e la carne lavorata, cioè il colon rettale, l'esofago, il polmone, stomaco, pancreas, endometrio e prostata, siamo sempre noi. Quindi mangiare carne significa passare una china di salute rischiosa. C'è altro, c'è anche lo zucchero, questo è il consumo da quando viene comunemente ingerito a oggi, per darvi l'idea, abbiamo superato i 70 kg l'anno, questo negli Stati Uniti, questo da dove viene, da dove arrivano le nostre calorie. Oggi 382 milioni di persone hanno il diabete e altri 300 milioni hanno una forma di prediabete. Entro 20 anni avremo 1 miliardo di diabetici e 8 diabetici su 10 vivono in paesi in via di sviluppo.
Quindi la grandezza del nostro organismo è che si adatta anche rapidamente, ma non tanto rapidamente. Cioè, come noi occidentali abbiamo un piede nella fossa, chi arriva allo sviluppo più rapidamente di noi ci va con due piedi direttamente. Ci sono sul diabete, c'è un interessante lavoro fatto da degli australiani, mi sembra, che hanno preso un tot di donne diabetiche aborigene, di origine aborigene, che erano nella periferia di non so quale grande città e avevano il diabete conclamato. E le hanno prese per questa prova e le hanno rimesse da dove sono partite, cioè nella zona da dove venivano. Dopo pochissimi giorni il diabete era scomparso, perché in realtà la loro vita, hanno ripreso le loro attività, cioè cercare cibo, punto. Cioè tu non è che nella vita fai altro. Immaginate una banda di persone che passa il tempo a cercare cibo, come probabilmente erano i cacciatori raccoglitori. Cioè si cammina nel bosco, nella savana, e si cerca. Allora, sotto quella pianta vedi che c'è quella fogliolina lì, ecco, lì sotto c'è un tubero. Allora, si scava, si prende il tubero, si divide, quando hai finito, guarda quegli insetti, ci sono le larve, ti mangi le larve. Poi passi, quella foglia lì, e ti mangi le foglie. E vai avanti così, arrivi al fiume, cerchi, non so, le conchiglie, le bestie, i pesciolini, ti mangi tutto e poi vai avanti. Questa è l'attività che hanno. Dice, loro hanno ricominciato a fare questa vita qua e nel giro di pochissimo tempo la glicemia si è abbassata. Per darvi l'idea di quanto ne mangiano, questi sono sempre gli americani, al giorno 12 sono i cucchiaini da tè, quindi una palettetta da giardino, poi ti metti in una settimana, in un mese, in un anno una carriola di zucchero, nella vita un bidone dell'immondizia. Il sale è uguale, in particolare, vedete, queste sono le necessità, questa è quella di cui avrei bisogno, questa è la quantità adeguata, questa è la massima tollerabile, questa è quella che mangiamo. Tenete conto che il sale è molto interessante, cioè noi abbiamo ci si può chiedere perché noi abbiamo questi gusti, cioè perché noi desideriamo il salato, il dolce e il grasso. Torniamo nella foresta, tutti insieme. Facciamo due passi. Lo trovate il dolce, il salato e il grasso? Da nessuna parte. Cioè l'unica cosa che c'è di dolce è il miele. Il miele che per... La frutta è spesso più acidula, intanto poi bisogna vedere che frutta c'è, perché se non è coltivata, se siamo cacciatori e raccoglitori non abbiamo frutta, non abbiamo un'agricoltura, per cui è la frutta selvatica, per cui hai una parte, pensa che noi siamo tricromatici, vediamo il rosso, ci sono animali che non vedono il rosso, ed è una scelta evolutiva, cioè quando un cane che magari vede poco di per sé, perché magari è coperto di pelo, un lupo è anche basso, ha un olfatto così sviluppato, cosa te ne frega di sviluppare la vista per vedere le cose, quando le senti ancora più a distanza e nascoste. Noi invece abbiamo sviluppato la vista, abbiamo sviluppato un colore, cioè la possibilità di vedere un colore come il rosso, che è il frutto maturo nella foresta, e lo vedi immediatamente. Capito? Quindi punti su, guarda quella roba lì, andiamo a mangiarla e vai subito. Quindi noi abbiamo questo, non lo sentiamo con l'olfatto, per cui siamo così. In realtà abbiamo un po' di frutta, sicuramente la frutta matura come dolcina, anche se spesso è più acidula. Abbiamo il miele, che il miele però sono poche settimane l'anno che c'è realmente. E se vai a vedere come si comportano le tribù preagricole quando trovano un favo, capisci l'interesse che hanno per lo zucchero,
cioè loro, tutta la tribù si riunisce, si vuota il favo con grande cautela, perché poi sono spesso sono animali selvatici, sono le api selvatiche e no, non ci si scherza, però con grande attenzione viene vuotato e diviso completamente il favo e poi si passa oltre. Questo significa alcune settimane di miele l'anno e devi trovarlo, poi devi anche vuotarlo, quindi non è una cosa semplice. Tutto il resto, allora il sale ce l'hai se vivi vicino al mare, quindi questo potrebbe spiegare anche la nostra, il nostro cammino lungo le coste, cioè mangiare i frutti di mare o i pesciolini cose, o le alghe significa mangiarsi anche del sale e notevole interesse. Il grasso dove lo trovi? O negli animali, però è animali selvatici, per cui il grasso non ce l'ha, di deposito è minimo. Trovi il cervello, il midollo, quella roba lì trovi. Nei semi devi trovare i semi, ma i semi oleosi in natura ce ne sono, ma sono sempre, la natura non fa le cose a caso, sono sempre correlati a grosse quantità di proteine, di fibre, per cui metterti a mangiare, sì, tipo il cocco, da noi adesso facciamo l'olio di cocco, mangiati il cocco, lo apri, cominci a mangiarti, però è tutta fibra, c'è della gran parte di fibra, ti metti a masticare, ti piace, però difficilmente riuscirai a raggiungere la quantità di calorie di grasso che mangeresti normalmente. Per quanto riguarda il sodio, a noi interessa molto perché, questo dice, il nostro organismo è fatto apposta, il nostro organismo trattiene il sodio e libera il potassio, e rilascia il potassio, nelle nostre urine viene rilasciato il potassio e viene in modo selettivo ripreso il sodio, cosa che invece noi abbiamo completamente girato, noi mangiamo poco potassio e mangiamo tantissimo sodio. Il potassio è... Si accumula il sodio. Infatti in natura, cioè se noi fossimo cacciatori e raccoglitori, sarebbe l'ideale, perché noi mangiamo poco sodio e tutto viene recuperato. Noi mangiamo tantissimo potassio perché mangiamo un sacco di vegetali, per cui può essere rilasciato, escreto, sì. Invece in questo caso noi mangiamo un sacco di sodio pochissimo e meno potassio e ci troviamo l'ipertensione. Anche questi, 1 miliardo di persone con l'ipertensione, 2 su 3 sono nei paesi in via di sviluppo. Per darvi idea del sale, in una mela ce n'è 1 milligrammo, in un quarto di pounder, cos'è il pounder? In un quarto di libro di al formaggio ce n'è 1 grammo e 200. Diecimila anni fa mangiamo foglia, frutta, germogli, fiori, carne, organi, midollo, pesce, crostacei, insetti, larve, uova, radice, tuberi, noci e semi. Oggi 3 cereali e 3 specie animali. Di solito non superiamo le 10-20 specie in totale. Hanno fatto i conti, hanno detto mangiamo pochissimi animali, sempre gli stessi, e sempre le stesse cose di quegli animali lì, e di frutta e verdura non andiamo molto in là. Diverse centinaia di specie vegetali e diverse decine di specie animali cacciate. No, per noi tutto è coltivato o allevato, e questo cambia tutto, veramente tutto, dal punto di vista nutrizionale. Oggi il nostro cibo è quotato in borsa. 10.000 anni fa eravamo 10 milioni di persone in un mondo totalmente incontaminato, oggi siamo 7 miliardi in un mondo sovrasfruttato. Eravamo una specie plasmata dall'ambiente per esprimere tutte le potenzialità dell'evoluzione biologica. Adesso siamo una specie auto-addomesticata con l'evoluzione culturale. Abbiamo trasformato la raccolta in agricoltura, prima di sussistenza e poi industriale. Delle centinaia di specie raccolte abbiamo ridotto sempre di più la nostra scelta. Oggi la nostra alimentazione si basa su vegetali a cui non abbiamo mai avuto accesso durante la nostra preistoria.
cereali e legumi, per esempio. Questi ultimi, ad opera della selezione umana, sono cambiati moltissimo nel tempo, in particolare negli ultimi 50 anni. Quindi non solo mangiamo cose nuove, ma le abbiamo completamente cambiate. Abbiamo trasformato la caccia in allevamento e questo in allevamento industriale. Delle decine o centinaia di specie disponibili cacciate dai nostri progenitori, siamo riusciti a domesticarne pochissime, che in realtà molto probabilmente si sono auto-addomesticate. Tenete conto che noi abbiamo sempre una visione antropocentrica delle cose, della storia. In realtà possiamo anche spostare il nostro punto di vista. Come c'è un bellissimo libro di Pollan, della la botanica del desiderio, che parla, cambia punto di vista e dice: chi comanda tra noi e il mais e noi il riso? Chi è che fa lo sforzo maggiore e chi è che ci guadagna? È vero, noi ci mangiamo il riso, ci mangiamo il mais e il grano, ma l'abbiamo messo ovunque nel mondo. Cioè, questo ha conquistato tutta la terra. Ne produciamo col nostro sforzo, con i nostri soldi e la nostra fatica, lo riproduciamo noi. Lui non fa più niente. Lui è a nostra disposizione e ci controlla. La dittatura del mais. La dittatura del mais. Se pensi così, anche alcuni animali hanno fatto così. Loro, è vero che mangiamo le loro carni, però io riproduco maiali in quantità incredibile e girano il mondo questi animali qua. È una specie vincente, ha adottato una tecnica che non è la sopravvivenza dell'individuo, ma è il dominio della specie. Questi animali qua, alcuni animali, l'ipotesi è l'uomo ha cominciato a produrre, a fare agricoltura. E la prima cosa che sono arrivate, se qualcuno fa agricoltura tra di voi, sa che qual è il primo problema? Cinghiali, caprioli, le lepri, a seconda di dove sei, arrivano gli animali e cominciano a mangiarsi la tua roba, che sia un orto, che sia un... Quindi l'idea è stata quella, hai cominciato, prima recinti il tuo orto, poi gli animali si avvicinano e hanno recintato anche gli animali, dicendo, beh, questi ruminanti che si sono avvicinati perché ci sono i cereali, li rinchiudo, poi gli do da mangiare, faccio in modo che si riproducano, che prolifichino, e a quel punto loro sono diventati domestici, hanno detto vabbè, io perdo la mia libertà, però in cambio ho una moltiplicazione, non mi devo più occupare di niente, mi moltiplicano da soli, senza di me. Tornando alla nostra dieta, abbiamo perso varietà e freschezza. Abbiamo perso nutrienti, ma abbiamo guadagnato un sacco di calorie, principalmente sotto forma di zuccheri e grassi, e qualche problema, le malattie tipiche occidentali. Fondamentalmente perché i nostri gusti, come dicevo prima, non sono mai cambiati. Quelli sono rimasti e noi continuiamo a reagire a loro come se fossimo ancora dei cacciatori e raccoglitori di 100.000 anni, di 20.000 anni fa. Come dicevo prima, non sono comuni in natura, il nostro corpo ce lo conferma. Come dicevo prima, il rene trattiene il sodio ed elimina il potassio. I grassi sono la nostra riserva di energia e apportano molecole essenziali per la nostra vita. E gli zuccheri sono la moneta energetica del nostro metabolismo. Quando prima parlavo della selezione di una tipologia di Homo sapiens, parsimoniosa, era questa, il discorso era, riguardava la capacità di accumulare grasso, quello che noi adesso non sopportiamo, no? Noi cosa facciamo? Facciamo una dieta con una privazione, cioè togliamo calorie al nostro corpo per fare in modo che lui dimagrisca. Questo comincia a dimagrire inizialmente, poi si adatta, come tutti gli organismi, dice vabbè, prima ce n'erano 100, adesso ce ne sono 90, che cosa faccio? Cerco di ridurre quello che brucia e cerco di mantenere un'omeostasi. Ridurre quello che brucia significa abbassare fondamentalmente, visto che non posso togliermi un pezzo di fegato, calo i muscoli. Alcune cose non si possono toccare, come il cervello, ma posso abbassare la quota muscolare. Che vuol dire l'omeostasi? Il tentativo, il mantenere una situazione di
Di equilibri, sì, scusa. Alimentare? In generale, l'omeostasi è generale. C'è un tentativo di mantenere un equilibrio, in cui non vado a disturbare la situazione. E quindi ecco l'effetto delle diete di privazione. Nessun effetto, peggiorativo, perché a quel punto l'organismo ha fatto un passo indietro. Ha detto tolgo i muscoli e comincio a risparmiare cercando di fare con meno quello che facevo prima. Allora a quel punto tolgo delle altre calorie e lui fa un altro passo indietro. Quando mi arriva il parecchio cibo, cosa faccio? Accumulo, perché arriva un sacco di energia, io mi sono addestrato a sopravvivere con pochissimo, tutto quello che c'è lo metto da parte, grasso, lo metto tranquillo e quello non si ha mai. Infatti, se voi pensate a quello che c'era come cacciatori e raccoglitori, adesso voi avete un clima più felice del mio, io abito in un posto terribile che è la Pianura Padana, un'umidità mostruosa e un clima pestilenziale, abbiamo freddo umido d'inverno e caldo umido d'estate. Però il freddo c'è, io da me si arriva anche a meno 14, che sono sì, Bologna. E siamo arrivati a meno 14, lì coltivare d'inverno è insomma in serra e poi sì, sopravvivono d'inverno le piante. Quindi il discorso è, provate a immaginare come cacciatore raccoglitore. Ti arriva l'inverno e tu cosa fai? Soffri la fame. Ed è normale, il nostro organismo è fatto apposta. Noi riusciamo a sopravvivere molto tempo senza mangiare. Se riusciamo a mangiare qualcosina, poi la cosa si allunga. Ecco che il nostro metabolismo si abbassa, noi riduciamo le masse muscolari, utilizziamo i grassi di deposito, sopravviviamo e poi arriva la primavera. E con la primavera si ricomincia a mangiare, poi con l'autunno di solito arrivano, non so, le bacche, le noci, appunto le varie cose, le castagne, e accumuli il grasso che ti serve per andare all'inverno. Questo è il ciclo normale. Infatti per noi il digiuno non solo è normale come specie, ma è spesso, secondo me, può essere anche interessante come tipologia di, proprio come ritmo. Non dico digiuni di tanto tempo, ma magari un giorno di digiuno ogni tanto potrebbe essere utile. Più che di privazione per lungo tempo, insomma. L'altro aspetto è con l'agricoltura. L'agricoltura cambia. Non ci sono gli inverni di fame, ma ci sono le primavere di fame. Quando tu hai messo da parte per l'inverno i tuoi prodotti agricoli, li finisci alla fine dell'inverno, cominci a lavorare in primavera per il prossimo raccolto, ma non hai ancora il cibo da parte, non hai più il cibo da parte, non hai ancora quello che sta arrivando. E infatti le popolazioni agricole, quelle più arcaiche, hanno le primavere di fame, dove mangiano molte erbe spontanee, ma non hanno ancora i loro prodotti. Quindi c'è questa tecnica e ha senso che si sia sviluppato un essere umano che mette da parte il grasso. Quindi con un metabolismo da risparmio. Il sale, lo zucchero e i grassi attivano aree del cervello che liberano endorfine, dando una sensazione di piacere e sollievo. E questo è questo è il motivo per cui noi le ricerchiamo, queste cose qua. Quindi è inutile colpevolizzarsi perché noi cediamo a uno zucchero, un grasso o a un salato. Siamo fatti così, siamo noi. Cioè è proprio il nostro genoma che ci spinge lì ed è assolutamente il nostro obiettivo. E infatti vengono liberate endorfine. Se lo stimolo è forte si libera anche dopamina, che motiva e focalizza l'individuo verso il cibo desiderato. Questo è interessantissimo, perché provate a immaginare, io caccio un animale o per caso mi nutro di un animale lì che trovo morto, lo mangio e mi si liberano endorfine, un piacere e un sollievo meraviglioso. Continuo a mangiarlo e mi capita di nuovo di mangiarlo e cominciano a partire la dopamina, che mi focalizza su quell'obiettivo lì. Una droga. E infatti è la droga. E infatti noi puntiamo quell'animale lì e diciamo, caspita, quello lì mi dà quel cibo lì,
che corre nella boscaglia, mi dà questo piacere, tutti dietro a corrigli dietro, capito? E infatti ci siamo evoluti per cercare efficacemente queste sostanze, non è un caso, è proprio un obiettivo. Il problema è che abbiamo creato alimenti iperappetibili, ricchi di grasso, zucchero e sale, progetti per sciogliersi in bocca e talmente gratificanti che non possiamo più farne meno, anche se il sapore è spesso indeterminato. Perché adesso io non frequento molto il junk food, però da quello che dicono non c'è una grande differenza tra una cosa e l'altra, è tutto abbastanza uniforme, è più una sensazione generale più che particolare. Non è un problema di volontà, è un problema biologico e come tale va affrontato. Cioè non bisogna colpevolizzarsi, ma è una questione oggettiva. Un minuto e finiamo qua, poi passiamo oltre. In realtà per varie direzioni, parecchie centri di ricerca, studi o associazioni sono arrivate a recuperare delle linee guida che parlano di questi problemi, dei problemi alimentari, ognuno dal suo punto di vista, e toccano in qualche modo la nostra evoluzione, anche se non ne parlano, o perlomeno in qualche modo cominciano a intersecarsi le cose. Quando, questa è l'associazione americana del Heart Disease, non mi ricordo che è, l'associazione internazionale americana sulle malattie cardiache, parla di mangia più frutta e verdura, mangia cereali interi, quindi integrale, mangia legumi e noci, fai attenzione alla qualità dei carboidrati, attenzione agli zuccheri, mangia alimenti ricchi di acidi grassi insaturi come il pesce, verdura e frutta secca, attenzione agli alimenti lavorati. Questo è l'American Institute for Cancer Research. Evita le bevande zuccherate, evita il consumo di alimenti ricchi di zuccheri e grassi e poveri di fibra, mangia più verdura e frutta, cereali integrali e legumi, scegli alimenti ricchi di acidi grassi insaturi, limita il consumo di carne rossa, evita la carne lavorata, limita il consumo di sale e alimenti salati. Quindi alla fine, in un mondo e l'altro, tutti si arriva più o meno ci si consigli. Buon caffè! Grazie.